stiamo per vedere Un dollaro d'onore, un western del 1959 diretto da Howard Hawks con John Wayne e Dean Martin. Fu realizzato come una sorta di risposta a Mezzogiorno di fuoco, film che il regista e Wayne giudicavano in maniera negativa e anti-americana. È stato un grande successo internazionale e in Italia pose le basi per il boom degli spaghetti western. Ve lo dicevo che sarei uscito. Se riapri la bocca ti faccio saltare i denti. Siamo alla fine degli anni 50 e Marion Mitchell Morrison, in arte John Wayne, è un vero mito americano. Lui però si sente un po' in decadenza. Perché? Perché gli ultimi 4 film dopo il successo di Sentieri Selvaggi non sono andati bene. In più è un uomo di mezza età un po' in sovrappeso che non si sente tanto a suo agio a interpretare quei ruoli romantici che gli vengono proposti. Arriva quindi l'occasione per tornare ad essere il vero e il grande John Wayne, e cioè Un dollaro d'onore. Perché usate il fucile? Per precauzione. Sono più svelto che con la pistola. John Wayne quindi era un vero duro. Pensate che il fucile che utilizzava sul set era davvero il suo. Un Winchester che all'epoca in cui era ambientato il film non era stato ancora inventato. Però era il suo portafortuna, lo utilizzava in tantissimi film. Al tempo stesso Wayne era anche un po' insicuro. Sul set si è dichiarato più volte nervoso e si è fatto parecchi scrupoli per le scene d'amore tra Chance e Feeders, dal momento che lui aveva 51 anni e l'attrice solo 26. Se lo avessi saputo sarebbe stato peggio. Forse per questo non mi diceva niente. Vicino a John Wayne c'è l'attore cantante Dean Martin. Per vedere se la parte faceva al caso suo, il regista prese con lui un appuntamento alle 9:30 di mattina. Ma lui si presentò distrutto, era veramente stanco. Perché? Perché la notte precedente aveva cantato a Las Vegas e poi aveva noleggiato un aereo per arrivare in orario all'appuntamento. Il regista, appena saputo di questo, capì che a Dean interessava tantissimo avere quella parte e così si impressionò e lo scritturò senza nemmeno provinarlo. Il primo giorno di riprese, Dean Martin si presentò con un buffo cappello da cowboy e Hawks scoppiò letteralmente a ridere. Gli disse che non doveva interpretare un cowboy, semplicemente un ubriacone. Allora, se ti senti generoso, dammi un anticipo per comprare un paio di pantaloni e una camicia. Sono stufo di andare in giro come uno straccione. Per il ruolo di Colorado, il regista Hawks aveva puntato tutto su Elvis Presley, che si era anche dichiarato entusiasta di far parte del film. Peccato che però il suo manager non era della stessa idea, voleva un ruolo più importante e tanti, tanti più soldi. E così la ricerca dovette proseguire. Alla fine fu scelto il 17enne cantante Ricky Nelson, al quale venne dato il minor numero di battute possibili perché ritenuto troppo giovane e leggero per quel ruolo. E allora perché hanno scelto lui? Perché Ricky, da idolo dei teenager, secondo il regista era bravo solo ad attirare i giovani al cinema. C'è una cosa sola nella quale sono bravissimo: badare ai fatti miei. Le musiche originali del film sono di Dmitri Tiomkin, un gigante delle colonne sonore, che ha musicato anche capolavori come La vita è meravigliosa e Mezzogiorno di fuoco. È stato un modello per Ennio Morricone, che dichiarò di aver composto la musica di Per un pugno di dollari ispirandosi ai suoi lavori. In Un dollaro d'onore è famosissima la canzone My Rifle, My Pony and Me. Melodine, riding to, riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony and me. Segnò tantissimi adolescenti dell'epoca, tra cui anche Ivanzina, che insognando la California la fanno cantare ai 4 protagonisti che sono in visita proprio sul set del Dollaro d'Onore. Ovviamente il film ha avuto molta influenza anche sui registi di fama internazionale. Ad esempio era uno dei preferiti di Quentin Tarantino, che ha raccontato che ogni volta che doveva intraprendere una nuova relazione con una donna, le mostrava il dollaro d'onore e se non le piaceva non era la ragazza giusta. Se si arrabbia le farà piacere di tornare di buon umore e se si insospettisce farà altrettanto. Voi non avete moglie, quindi certe cose non le capite. Nei titoli viene accreditato Harry Carey Jr., un attore western molto quotato e che aveva già recitato con John Wayne in Sentieri Selvaggi e che successivamente diventerà il papà di Trinità e di Bambino. Nel Dollaro d'Onore c'è il suo nome, ma lui non c'è.
Carrie infatti aveva problemi di alcolismo e uno dei primi giorni sul set si rivolse al regista chiamandolo Howard anziché Mr. Oaks. Il regista infuriato onorò il suo contratto, ma la sua parte nel film venne tagliata. Avrò cura io di lui. Perla, è urgente un altro whisky. Una curiosità. Le costruzioni sul set di Old Tucson, dove venne girato il film, sono state costruite più piccole, in scala 7 ottavi, così che gli attori sembrassero più grandi rispetto a quello che erano nella realtà. Inoltre, se ci fate caso, per i primi 4 minuti del film l'azione si svolge senza alcun dialogo. La tensione viene creata solo con i silenzi e gli sguardi. Bene, è finalmente giunta l'ora di gustarsi per l'ennesima volta un cult come un dollaro d'onore.